E tra l'altro, in realtà, buongiorno Previ. Buongiorno. Guarda, questa notizia brutta, possiamo però, come dire, saltare alla notizia di cui vogliamo parlare, perché credo che anche il deputato in oggetto sia molto molto giovane, questo Pozzolo, credo che sia uno che abbia sui 30-35 anni. Esattamente l'età che ha il nuovo primo ministro francese. 34, Gabriel Attal. Scusami, ha messo la base, Patrizio, devo mettere le mani in tasca. Sì, Gigioreggia un pochino. Oggi il repertorio c'è tutto, l'imitazione di Celentano. 38 anni, grazie Stella, vedi Pozzolo, 38, eravamo lì, vicinissimi. E 34 anni, domanda interna, voi a 34 anni cosa facevate? Beh, noi facevamo forse già le Iene, sì, anzi sì, sicuramente facciamo le Iene. Devo ancora farli 34. Ne ho 33. Oh. Attenzione! C'è ancora tempo per diventare premier. Sì? Adesso mi preparo. Però voglio dire, in realtà è interessante. Magari troviamo qualcuno al 342-00-00-700. Ci piacerebbe tantissimo, che so, un capo reparto, cioè in un paese vecchio come il nostro. Certo. Fa notizia, giovane, che posizione che ha? Che posizione ha? Esatto. Nella graduatoria, cioè, dei compiti. Avete 24 anni e siete già, che so, capo ufficio, dirigente. Cioè, 24. A me a 31 mi hanno proposto di venire a lavorare con voi, per esempio, che per me è molto grande, importante. Bravo, no, bravo, è tanta roba. Questo è un aumento di stipendio. Ma non siamo noi, come sai, a decidere. I cordoni della borsa non sono in mano al trio Medusa. Ancora devi fare 34 anni. Ne ho fatti adesso 33. Previ, tu a 34 anni cosa facevi? Oddio, 34, che anno? Eri già, ditemi l'anno. Eri già radio DJ, chiaramente. Lavoravo per il gruppo, ma non ero ancora radio DJ, se non sbaglio. Sì. Beh, io ero sicuramente già papà. Bella di papà, che sei pure presente. Sei contenta, Margherita? Che papà, bella di papà. La cosa più bella che ho fatto in vita mia, 34 anni. No, sai cos'è? Cioè, è bello fare dei figli, diciamo, a quell'età, perché tu puoi dire: io a 30 anni ero già padre. Capito? Come se fosse un vanto, una roba, capito? Parliamo un po', insomma, di questo Gabriel. Sì, Gabriel Attal è un... Attal, sì, è un macronista. Come si chiama il movimento di Macron? A marche. Che ve lo traduco, che so il francese, vuol dire a marzo. Solo a marzo. Fanno cose decisive solo a marzo. Ma infatti è molto bello, perché lavori solo a marzo, insomma, il resto è tutto a vacanza. Non ci corrigete su questa, per amor di battuta, via. Sei anni fa è stato sottosegretario alla gioventù, quindi lui ha iniziato giovanissimo a fare politica in un école politica. È il capo di, scusami, anche credo che la Meloni sia il record, giusto, per quello che riguarda, no, in Italia. Per quanto riguarda gli italiani? Per quanto riguarda gli italiani sicuramente la più giovane, no? Matteo Renzi. Ah, Matteo Renzi. Oh, Renzi. Che aveva 39 anni. First reaction. Shock. Poi, se vuoi sapere, ci fu Giovanni Goria, 43, che vi 43. Ricordate, è rimasto pochissimo. Pochissimo, è vero. Giorgia Meloni, 45. Sì. Amintore Fanfani, anche 45, fu uno dei allora era considerato un giovanissimo. Enrico Letta, 46. Draghi, 73, è stato il più anziano. Ah, il più anziano. E invece in giro per il mondo abbiamo qualche ipotesi? No, ce ne sono tanti. Il presidente ad interim del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, 36 anni, tra poco più di due mesi. 36 anni. Beh, giovane. C'è il premier del Montenegro, Milojko Pagic. Quanti anni ha? 37. Giovane anche lui. Sì. Poi c'è il leader dell'Arabia Saudita, che ne avrà 39. Il prossimo 31 agosto. Però Mohammed bin Salman. Non credo che lì vengano eletti, credo che lì sia quindi cos'è, diciamo, che sia una stirpe, diciamo, dei principi. Perdonami, come dire, Previ, ma so boni tutto. Volete sapere chi è il sindaco più giovane d'Italia? Sì. Edoardo De Faveri, che aveva 21 anni nel 2021 quando è stato eletto sindaco di Zumaglia, un paesino vicino a Brescia. Sindaco 342-00-00-700, ci chiami o ci messaggi, vogliamo parlare con lui. Su TikTok. È su TikTok? No, dico, a quest'ora è 13. Giorgio è già amico. Hai chiesto l'amicizia, sì, al sindaco più giovane d'Italia. E, dischi francesi, era facile, potevamo scegliere Edith Piaf, sì, che so, Noir Désir, Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul Gaultier, la Tour Eiffel, un soufflé. Che so, le Paris Saint-Germain, la Sacher Tort, ma come la Sacher Tort? Alla fine, vista la giovane età, si è optato per i Daft Punk. The Legend of the Phoenix.